Allora, benvenuti, eccoci, qui siamo in una grid di OpenSim in Craft. Sono qua perché io sono un avatar che è owner di questa land, che è stata creata con lui come proprietario, come dio in pratica. Questo perché l'uso delle parcelle e dello streaming sulle parcelle è vincolato al fatto di essere messo in oggetti costruiti dal owner della parcella, dal dio della parcella. Sto usando il sistema minimo IPO che mi avete consigliato, quindi IPO about, cioè help about. Parte con i problemi di video, vedete che siamo sul OpenSim Viewer 063, che è del 30 aprile 2010, credo che sia l'ultimo IPO mai compilato. Ora, noi abbiamo qua un prim, questo, dove dentro ho inserito, ecco, TV, e su questo video gli ho fatto una piccola modifica allo script che mi ha dato Gioacchino, in modo tale che scriva qualcosa sulla chat pubblica, in modo tale da capire un po' che cosa sta facendo. E dentro c'è fondamentalmente qui lo script TV e un elenco di link bookmarks. Questo elenco di link bookmarks, vedete. Ci sono due tipi di link, quelli che mi ha dato Gioacchino, quindi dove c'è un nome tipo Anitel, una barra dritta, un pipe, e poi un HTTP, eccetera, dove c'è un file.mov piuttosto che un file.mp4. Se fossimo sotto Phoenix, oppure Imprudence 1.4, potremmo usare anche questi link di YouTube, trascodificati attraverso questo piccolo link mio di ADSL.org che ho scritto io, che è un programma PHP che serve per far vedere bene questi failetti nel media on a prim o comunque nell'altro sistema. Però non funzionano queste cose con IPO. Con IPO invece possiamo vedere soltanto i MOV e gli MP4. Questo a condizione, ho verificato, che voi abbiate installato QuickTime, che è il gestore di video antico, diciamo. Invece con le versioni nuove del viewer o anche con Phoenix o con Imprudence 1.4 non c'è bisogno di avere il QuickTime installato. Vabbè, prima cosa, io sono su Windows 7, ho dovuto scaricare una versione modificata di OpenSim Viewer perché altrimenti non si installa, ma è la versione proprio la 063, quella che dovreste avere anche voi, o 05, insomma, dovrebbe funzionare uguale. Ok, allora prendiamo lo script questo, facciamogli tanto per cominciare un piccolo reset. Ok. E vedete che diversamente dall'altro script, quello originale di Gioacchino, qui mi dice click to power on, perché lo script di default è spento. Quindi click per power on, cosa facciamo? Quindi vedete che è anche un po' scuro. Quando lo clicco, posso decidere se farlo funzionare in modalità visione immagini, pictures, oppure in modalità video. Cominciamo con le pictures perché è più semplice. Pictures, vedete che si accende e mi fa vedere, vedete, la prima immagine che ho sull'elenco del contenuti, quindi ho Fondazione Piramidosita nell'ordine in cui viene presentata qua. Se l'ordine non va bene, ho già scritto di mettere dei numerelli in testa. Quando è in questa modalità, si può mettere modalità loop, credo che avanzi da solo, quindi se adesso dico vai in loop. Allora, lui, vedete che dice picture will change every 30 seconds, quindi ogni 30 secondi lui evolve sull'immagine successiva. Qui dovrebbe arrivare fra poco l'immagine successiva. Andiamo. Se no, no, sta arrivando effettivamente, ed è passata l'immagine 2. Ok, e così via. Se invece voglio fare il browse io dell'immagine, clicco su Browse e posso fare Next e cambiare l'immagine.
la prima volta che ne hai visualizzato ci impiego un attimo. Facendo Next posso far vedere in successione tutte le immagini. E questo è per la parte, diciamo, delle pictures, che è la cosa più semplice. Per invece il... E sopra vi sta dicendo il nome dell'immagine. Adesso andiamo in menu e invece di abilitare la cosa normale andiamo in video, cioè andiamo in modalità video. Qui vedete che abbiamo, vabbè, tutta una serie di cose che a noi interessano poco. La cosa più importante è i bookmarks. I bookmarks sono la possibilità di andare sull'elenco dei link che abbiamo visto. Dunque, il primo link che vedete, questo qui, è quel link che avevo detto, YouTube, che da noi non funziona. Quindi andiamo a prendere il primo, che è l'Anitel, che è un video in formato MOV. Qua noi possiamo fare Use. E questo, vedete che produce, mi fa vedere che sta cambiando il media e sta caricando il video corso 1.mov. Ora, questa modalità abbiamo detto che ci impiega un sacco di tempo perché il video deve essere scaricato tutto prima di essere visualizzato. Quindi se un video, ecco, vedete che adesso è arrivato il video e quindi possiamo... Se noi vogliamo cambiare, quindi andiamo sempre sui bookmarks e andiamo in quello successivo che è un punto MP4, anche qua facciamo use, mi dà conferma, mi dice qual era l'URL vecchio e vedete che mi fa vedere l'URL nuovo. Ora, per video molto piccoli può impiegarci poco a fare questo mestiere. Qui il significato di loop vuol dire che quando finisce il video lui riprende da capo. Qui possiamo anche comandare il video, quindi fare stop per cancellare la visualizzazione, oppure play per riattivarla. Ora può capitare che l'oggetto non sia in grado di farlo, ad esempio vedete questo che è Etruscan Flute. Se voi andate nelle proprietà della LAND, nei media, vedete che qui c'è scritto flauto etru, questa cosa qua. Questo vuol dire che l'oggetto ha modificato l'indirizzo della media URL e qui deve comparire l'indirizzo nuovo. Se dopo, quindi conviene, se per caso avete dei problemi, la prima verifica da fare è quella di andare a vedere se dopo che lui ha dichiarato, dopo che noi gli abbiamo detto ai bookmarks di passare al, ad esempio questo qui, the cell use. Quindi vedete che lui dice il vecchio URL era questo e il nuovo è thecell.mov. Adesso vedete che funziona, no? Ma se non dovesse funzionare, andate qua sui media della LAND e verificate che qui ci sia stato cambiato questo valore. Se non è stato cambiato, vuol dire che l'oggetto non è stato capace di fare il cambiamento e questo impedisce ovviamente il funzionamento. Vedreste sempre il video iniziale che c'è sulla LAND. Altre sorgenti di problemi sono, vabbè, banalmente la gente si dimentica di fare il play, quindi rimane grigio sempre, quindi ricordiamo di fare il play. Poi ci possono essere regressioni anche sui volumi o comunque sulle preferenze. Nel senso che in Ctrl-P andate su audio e video e accertatevi che ci sia play streaming media when available, perché altrimenti ovviamente non funziona. Poi potete controllare anche qua il volume, il suono, insomma, che nel caso dei media è questo qua. Io credo che, diciamo come... Ah, ecco, solo una cosa. Per le parcelle è importante, vedete che qua, se io prendo questo oggetto e lo duplico, succede che quando io cambio... quando io sono su una parcella, quando lo clicco e seleziono su un bookmarks, ad esempio qui andiamo sul flauto etrusco, vedete che quando adesso lui cambia le proprietà,
Allora, questo qua è spento, quindi non funziona. Ma se ce ne fosse un altro acceso, un monitor acceso vicino, che noi andiamo in modalità video, ecco, nel momento in cui questo si accende, tutti i proiettori di questo tipo proiettano tutti lo stesso video. Per vedere un video diverso bisogna o andare in una SIM diversa, oppure fare la parcellizzazione della Terra. Sulla parcellizzazione della Terra non, è un po' un casino, adesso non ve la sto a discutere, eventualmente lo vediamo poi a parte, perché ogni parcella, ad esempio, supponiamo che qui siamo su una parcella e poi mi sposto e vado su una seconda parcella, nel momento in cui esco dalla parcella io non vedrei più il video, perché nel momento in cui l'avatar entra in una parcella nuova cambiano le caratteristiche di streaming, perché ogni parcella ha il suo streaming. Quindi, se volete avere proprio più video nella stessa SIM, dovete parcellizzare nello stesso momento, dovete parcellizzare la SIM facendo 10 parcelle, 4, insomma, in ogni parcella ci può essere il video che presenta, e poi per vedere il video della seconda parcella dovete proprio muovervi fisicamente nella seconda parcella. E a questo punto lì non vedrete più il video della prima parcella. Tutti questi vincoli vengono rimossi con la versione nuova di Firestorm e di anche i Viewer 2 e Viewer 3. Comunque credo che come piccola demo, insomma, del funzionamento di questi oggetti dovremmo esserci. Ho visto che avete fatto anche delle prove. Vi auguro che vi funzioni così. Vi faccio anche gli auguri di Pasqua. Ciao.